Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Siamo con un giorno di ritardo perché volevo farvi uscire questo video a Pasquetta, ma purtroppo giornata molto particolare, non è possibile e non è stato possibile. Quindi ve lo faccio uscire probabilmente la mattina o vediamo il pomeriggio del 2 aprile, saremo a vedere. Detto questo però mi raccomando ragazzuoli, un bel like a questo video. Fatemi sapere voi cosa avete trovato e se avete pullato ovviamente. E vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E che questa sera, e praticamente quasi ogni sera, ci troviamo in live sul mio canale Twitch. Trovate il link in descrizione. E nel caso in cui il video dovesse uscire il martedì 2 aprile, mi raccomando, perché faremo anche l'estrazione. L'estrazione dove premierò un sub che vincerà per l'appunto quest'ultima. Una shoppata da parte mia, quindi chi entra all'interno dei sub rientra nella lista per poi provare a vincere una shoppata da parte del Blazone. Detto questo ragazzi, andiamo a vedere un pochino la composition dei banner, perché è praticamente il dual di Natale del Jap questo qui, che io personalmente ho skippato a pie pari perché era troppo vicino all'anniversario. Qui col Global più o meno la situazione secondo me è più gestibile, perché nel Jap c'è praticamente a distanza di un mese dall'anniversario. Qui invece l'anniversario ce l'abbiamo non troppo lontano, però nemmeno troppo vicino. Quindi andiamo a vedere un pochino. Abbiamo in primis due multi scontate, quindi abbiamo la prima da 30 e la seconda da 30 anche qui. Poi non so se proseguirà e quindi ci faranno fare la seconda da 35 o 40, eccetera eccetera. Mentre la banner composition da Goku è Goku, Gohan, Piccolo, Cell, Pan, Goku fisico, Paikwan. Mentre da quest'altra parte invece abbiamo Hildegarn, Piccolo, Orange Piccolo ovviamente, ci mancherebbe, Goku 23esimo, Goku e Vegeta Super Saiyan Blue, poi abbiamo Goku Gohan ed infine Kid Buu e Janemba. Raga, i due banner ovviamente, secondo me, mio personalissimo parere, lasciano un pochino a desiderare per quanto riguarda unità che magari io immagino possiate avere un po' tutti, compreso me ovviamente, perché a me non serve letteralmente nulla da questi due banner, se non ovviamente le due unità principali, quindi Goku Super Saiyan 3 e Hildegarn. Chi punterei di più? Vi dico probabilmente Hildegarn, perché è veramente un'unità incredibile, pazzesca. Goku è anche una bella unità, ma Hildegarn fa veramente paurissima per me. Ma visto che abbiamo comunque una 30 a disposizione da fare per Goku, da Goku e da Hildegarn, facciamola da entrambi, quindi questa 30 di sicuro... Che se parte con un Goku Krillin mi fa godere, perché poi esce Goku Super Saiyan 3 da qua dentro e noi ce l'abbiamo. Non è vero, non credo proprio. Però adesso abbasso, esce Zeno. Non è uscito Zeno, ci ha dato Warida. Però comunque capiamoci. Cioè ha voluto proprio strafare questa multi. Ha voluto fare Long Kamehameha, si è voluto fare in animazione Goku Krillin. Cioè proprio questa multi secondo me... Qua dentro, allora, chi ci stava nel banner? Non mi ricordo. In questa multi, secondo me, c'è Goku, ragazzi. È proprio lui. È lui, assolutamente. Non è di sicuro il pippone alla fine dello scouter. Vabbè, ok. Qui siamo ancora salvi con Cell Perfect Form GT. Siamo ancora salvi, va bene. Ah, pensavo fosse Fake Out. Ok. Cembalo, grazie. Grazie per averci salvato. Culetto di Rikum. Signori, col culetto di Rikum... E con Goku, culetto di Rikum più Goku, quale Goku? Più Kronoa, aspettate, c'è anche Kronoa, eccolo qui. Fake out, guardate Goku. Goku! Sì! Stiamo tornando malissimo! Ma stiamo tornando alla grande, Global! Global, ma il Global sta capendo che qua l'anniversario... Dobbiamo fare il devasto dei devasti e ci vogliono minimo 2000 stone in saccoccia. Cioè il Global lo sta capendo, regà. Babba via, oh, prima multi, ma non ci credo, ma cavolo. Signori, subito Goku Super Saiyan 3, grande Global. Raga, io lo devo dire, è la mia versione preferita, nonché quella con cui ho iniziato, nonché quella comprensibile. Quindi, amici miei... Ah vabbè, ok. Mamma mia, Goku Super Saiyan 3 STR Dokkan Fest. Che bello, da pure i ticket. No vabbè, ma c'è il... Mamma mia. 30-35, non ci credo. Il global, mamma mia, che versione sei. Global, ma che versione sei tu.
Ma che versione incredibile è il Global. Io sono innamorato, io continuo ad essere innamorato di Dokkan grazie al Global. Io continuo ad essere innamorato di Dokkan grazie al Global. Mamma mia. Mamma mia, perché se fosse per il Giappo, veramente mi ha fatto sciattare tutto l'anniversario. E ora ci riprendiamo tutto. Tutto. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Un bel double scrap crash. Uno. Tranquilli, 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 l'abbiamo trovato, Hildegarn ce l'abbiamo. Che poi paradossalmente, prima multi, boom Goku, ma è Hildegarn quello che io volevo, eh. Quindi io non torno sui miei passi, non faccio l'incoerente, ah che bello, era Goku quello che volevo, no. Nel senso, mi fa piacerissimo, è un bellissimo personaggio Goku. Però fra i due, io le dico sempre prima le cose, fateci caso, Hildegarn, quindi... Signori, il De Carnone, tocca a te. Goku ha fatto il suo dovere. E come si è fatto il suo dovere. E come se l'ha fatto. Che big animazione poi. Oh, ci poteva dare veramente Zeno prima. Vai! Calmi. 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 Voi state calmi. Che io sto calmo. Io un po' ci spero, ci spero sempre. Calma. Scrivetelo nei commenti. Tien. Cronoa di nuovo. Sami non proprio. Non fare. Allora, spieghiamo questa reazione. È una top pull. Se voi pullate all'interno di questo banner e non avete orange piccolo o ce l'avete comunque ad ability bassa, questa è una top pull. Per me in questo momento è una top. È una top pessima. È una pull pessima perché orange piccolo, ragazzi, nel global, ma mi sa pure nel jump a sto punto. Non me lo ricordo nel jump di preciso, però nel global ne sono sicuro. Ce l'ho ad ability full e l'ho trovato anche oltre l'ability full altre 2, 3, 4 volte perché me lo spammo totalmente un anno fa all'interno della Golden Week. E lì l'ho portato ad ability full, lo trovai addirittura, mamma mia ragazzi, cioè sembrava che il banner fosse proprio diventato di orange piccolo. Va bene, peccato. Peccato perché una top pullata ancora per me rimane Orange Piccolo. È veramente un grandissimo personaggio ancora oggi. E questa cosa mi fa super piacere. Mi fa super super piacere perché parliamo comunque di un personaggio che ha più di un anno. Fra poco mi sa che fa un anno e mezzo, proprio bello abbondante. Cavolo, 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 va bene. Vamos. Goku Goten, che non vuol dire niente, però. Ci avevo provato. Devo dire la verità, ci avevo provato. Allora, io mo c'ho appeso il giro da Goku. Vi dico la verità, non so se me lo voglio chiudere, perché... ho trovato letteralmente quello che volevo. Nel banner non c'è nient'altro che desiderassi, ecco. Comunque, raga, è veramente top. È veramente top il Global con questo formato. È veramente top. Io spero che non ci andremo a perdere proprio noi Global con l'unione, tra virgolette, delle schedule. Cioè dobbiamo veramente sperare che ci sarà un'unione delle schedule, ma non un'unione in tutto e per tutto dal punto di vista proprio della gestione anche del, non dico dell'eventistica, ma proprio della gestione delle summon e tutto il resto. Cioè della gestione dell'eventistica, ma eventistica però parlando di summon da questo punto di vista, cioè campagne celebrative e cose del genere. Perché il global con questa roba, e cioè con i ticket che ti dà dopo le multi, con
sti giri scontati, cioè ti fa proprio venire voglia di pullare, quello è il punto. Ma ti fa venire voglia non di spendere le stone, ma di pullare, che è quella la cosa che dovrebbe fare un gioco. Perché io nel momento in cui mi vado a fare tre pull nel jump e vedo che già in quelle tre pull, boom, ne sono partite 150, e invece qui comunque in quelle tre pull non solo non me ne sono partite 150, ma c'ho pure dei ticket da poter utilizzare per fare un ulteriore multi. Cioè ti fa proprio venire più voglia di pullare, perché di fatto pulli di più con molte meno stone. Quindi speriamo che veramente non andremo a perderla questa cosa, perché mi dispiacerebbe molto. È un qualcosa che il global ha avuto sempre a suo favore, è tantissima roba. Veramente da sto punto di vista anche mangia in testa Legends, ma il global principalmente, il global. Speriamo che venga mantenuta. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti qui sotto voi di questa cosa, perché è top, è veramente veramente top. Poi si può non trovare niente magari, però è top. Fine. Vamos, dovrebbe essere finito il giro. Vediamo quanti ticket a disposizione abbiamo. Ne abbiamo 9 di ticket. Raga, io onestamente lancerei un'altra su Hildegarn. Poi fra poco, se tutto va bene, cioè, avevo quasi uno starnuto che dovevo lanciare, quindi ok, perfetto, lanciamo solo la multi per il momento. Poi a breve, vediamo. Peccato. Allora, io mi lancio questa, poi mi lancio così il ticket, quindi è come se praticamente stessi spendendo giusto una multi, 50 stone per poi farmi un'altra 50 stone praticamente, ma gratuita a questo punto tramite i ticket. Anche se in realtà, raga, vi dico, è un po' una fesseria questa qui, perché alla fine io avevo 9 ticket, cioè io sto facendo tutto questo per farmi una multi con i ticket, quando invece quei 9 ticket potevo tranquillamente spenderli tramite singolette e non sarebbe cambiato nulla. Sempre la stessa cosa, non è che c'è un vantaggio nel fare le multi. Questa è una cosa che in molti ancora pensano, e cioè che ci sia un reale vantaggio nei rate e tutto il resto nel fare delle multi piuttosto che delle singole. Raga, non è mai vero, nel senso, fare le multi ha un reale vantaggio solo e soltanto quando di fatto tu all'interno di qualche banner nelle multi c'hai proprio scritto, cioè c'hai proprio specificato che facendo una multi magari c'hai qualcosa di garantito, qualcosa di simile. Vamos, let's go, multi quei ticket. E vogliamo di nuovo strafare qui. Vogliamo di nuovo strafare. Il che è un gran bene questo. Questo è un gran bene che ci abbia fatto Vegito Super Saiyan e non Vegito Blu. Dobbiamo esultare, noi dobbiamo essere contenti di aver beccato Vegito Super Saiyan. Perché se avessimo beccato Vegito Blu, tutto apposta, addio, buonanotte. Nel senso, sarebbe stata quasi sicuro una LR fra Orange fra Orange Piccolo e chi altro c'era? Non mi ricordo. Già mi sono dimenticato la banner composition. Oddio, forse solo Orange Piccolo, possibile. È strano. Solo Orange Piccolo è LR. Da un lato Gohan, dall'altro Orange Piccolo. E poi sì, mi sa solo quelli. Vabbè, quindi Dokkan Fest. Potrebbe essere tanto pippone. Potrebbe tanto essere. Con un agglomerato totale di animazioni pazzurde fra Goku Krillin e fra addirittura Vegito Animation. Hildegarn, mostraci il tuo di dietro, fratello. Mostraci il tuo di dietro. Ma dove sta sto personaggio? Mostraci Goku Vegeta. Goku Vegeta. No, diciamo che non mi rende proprio il massimo della felicità questo Goku Vegeta. Anche perché li presi coi coin, visto che, insomma, no, non mi ricordo in realtà se li presi coi coin oppure se li ho trovati da qualche altra parte. Però di sicuro ce li ho già. Eccoli lì, ce li ho già. Ovviamente ci mancherebbe. Altrimenti sarebbe stata una pull carina, perché a me piace comunque avere quasi tutti i personaggi quantomeno a disposizione, al di là poi della qualità effettiva del personaggio. Ragazzi, io per il momento mi fermerei qui. Valutiamo un pochino se tornare a pullare. Comunque sì, c'era solo Orange Piccolo. Valutiamo se continuare a pullare. Magari lo facciamo in live, staremo un po' a vedere. Detto questo, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo questa serie live. Mi raccomando, non mancate. C'è l'estrazione per vincere una shoppata offerta dal Blazzone. Detto questo, fatemi sapere qui sotto ancora una volta nei commenti se avete pullato e cosa avete trovato, e vi auguro buona fortuna per le eventuali pull. Ma con parsimonia, perché deve ancora arrivare
la Golden Week vera e propria, quindi quella contemporanea Global Jump probabilmente. E poi raga, ci aspetta, vedremo un pochino la schedule nuova, vedremo se ci sarà qualche roba strana col Tanabata eccetera. E ci aspetta poi l'anniversario, quindi mi raccomando, fate tutto con parsimonia. Detto questo, ci vediamo questa sera in live e al prossimo video.